Passo della Foglia, come potete vedere, a parte quello che si dice, è un luogo dove si riesce in maniera ordinata a seguire le regole, le nuove regole che ci sono, anche se in alcune ore è molto complicato, perché quando c'è tanta gente, noi gestori locali non abbiamo difficoltà a controllarle. Ma come vedete all'interno dei locali riusciamo a controllarle benissimo, perché abbiamo delimitato gli spazi, facciamo entrare 3-4 persone alla volta, e come potete vedere in questo momento non c'è nessuno perché serviamo solo nei tavoli. Poi ovviamente a un certo orario, quando scende tanta gente, è difficile controllare, e molte volte anche noi chiediamo l'intervento delle forze dell'ordine per darci una mano in questo. Poi le serate che organizziamo, noi cerchiamo di organizzare serate a tema diverso. Noi siamo stati la prima realtà calcistica che ha organizzato una festa Pride, ed è stato un evento meraviglioso, potete vedere anche lo striscione che i ragazzi hanno fatto, che hanno portato a Catania. Abbiamo organizzato serate a tema con gli extracomunitari, con le varie cucine, quindi comunque per raccogliere tutte le varie culture. Oggi siamo molto attaccati alla Strada Foglia, ma in realtà non siamo noi il problema, i gestori locali, perché noi facciamo rispettare le regole, e chiedo che siano rispettate per tutti, perché è giusto che tutti rispettino, ma non la Strada Foglia, la città. Perché se si fa un'ordinanza si deve fare per la città, non per la Strada Foglia. Io sono d'accordo, visto gli ultimi episodi che sono capitati, a fare un'ordinanza contro il vetro, a non uscire vetro dalle 19 mi sembra un po' esagerato, però che sia rispettato in tutta la città, perché se in via dei Mille uno compra una birra e viene qua e la spacca in testa a qualcuno, dico, il problema c'è, esiste. Quindi se si serve al tavolo, secondo me non riusciamo a controllarlo, ma se l'ordinanza è limitata a questa strada, basta andare all'altra parte, si compra una boccia di vetro e il problema non è stato risolto. Non è che era tanto buona neanche prima, però comunque sia, dopo il coronavirus che siamo cominciati ad uscire, diciamo che la Foglia è abbastanza popolare, va. Nonostante, sì, è stata popolata nonostante il coronavirus, quindi vuol dire che noi non abbiamo paura del coronavirus e comunque utilizziamo le prevenzioni che richiede. Ho avuto occasione di conoscere, cioè di rincontrare le mie amiche dopo 2 mesi di quarantena, sì. Quindi è una cosa secondo me importante. Quindi boh, la vedo come qualcosa di positivo, molto affollato rispetto alle sere precedenti. Quindi penso che anche i commercianti riescano a rispettare comunque le norme. Sì. C'è da migliorare semplicemente che noi, a cominciare io primo, va bene? Perché c'è stata una riunione che un po' il sindaco si è arrabbiato, troppa libertà, e sono d'accordo con quello che ha detto. Sta a noi, perché la buona volontà da parte dell'amministrazione c'è, per quest'anno non pagano il suolo pubblico, tutto. E allora cerchiamo di non approfittare, diciamo, della benevolenza che hanno le amministrazioni, del fatto che in questo momento è già ridotta, soprattutto la Sicilia, il Covid quasi non è attecchito, però ciò non vuol dire che abbiamo vinto la guerra, attenzione, non c'è niente. Se noi riusciamo con calma, garbatamente, a comportarci bene, ad evitare tutti questi inutili assembramenti, si può stare anche a distanza di 1 metro, ma carità, non c'è problema. Io penso che questa bella realtà potrà continuare, anzi mi auguro che si espanda ancora di più, parlando con il tecnico che ha quasi fatto tutti i locali. Tutti i locali, ne sono contento, sono orgoglioso, sono felice, perché questi ragazzi hanno avuto tanto coraggio nel trasformare quello che era un ghetto in una realtà bellissima. L'altra sera mi trovavo fuori città, mi hanno detto, dice, ma cosa ci può dire della Strada Foglia, che ne hanno sentito parlare? Venite, venite, solo questo. Niente, noi siamo qui stasera perché cerchiamo di divertirci in sicurezza, ovviamente, quindi le distanze e la mascherina, questa è la regola principale. Chiedo di provare di mangiare un bel panino e provare a far rilanciare l'economia della nostra città, perché questa zona è una perla della nostra città, frequentiamola. Vedere tutti i miei amici qui è bellissimo, ovviamente in questo periodo stiamo attenti, però
è una bellissima sensazione. Noi già da anni diciamo che collaboriamo insieme ai titolari della Strada da Foglia per organizzare, ma soprattutto in questo periodo che i locali sono stati chiusi è molto molto importante che i giovani ritornano alla Strada Foglia. Ovviamente cosa molto importante, rispettare le misure anti-Covid, rispettare tutto, però dobbiamo scendere perché l'economia ha bisogno di noi. È bello, una bella emozione perché tutti i ragazzi comunque vengono qui alla Strada Foglia, c'è uno spazio molto ampio e speriamo di farli divertire per tutta l'estate.